volutamente estrema, radicale ed eccentrica, post-atomica su base Triumph, è una delle preparazioni più rappresentative del genio di Carlo Talamo. Ci racconta tutto Andrea Rivolta nella rubrica New Vintage. Prima però ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanella e mettere un bel like. Bentornati ad una nuova puntata di New Vintage. Oggi parliamo del mondo Triumph. Questo modello alle mie spalle è del 1992. La base era un Daytona 1000 che Carlo Talamo trasformò così nei primi anni 90. Ed era un po' una provocazione. Infatti, qualche anno più tardi uscì un bellissimo articolo nel 1995 su motociclismo e lui spiegava un po' la ragione di questa motocicletta, praticamente raccontando di questa guerra atomica che aveva distrutto tutto il pianeta. E per girare praticamente ci voleva una motocicletta che aveva, non so, le ruote tassellate, però era anche una moto molto potente perché doveva poi sfuggire alle bande di predoni che c'erano sulla Terra. In realtà parte da lontano questa sua voglia di raccontare la sua motocicletta personale. Era stato diverso tempo in Inghilterra e aveva visto questi Pony Express ed era rimasto meravigliato come queste motociclette andavano in giro con pezzi diversi di altre moto, però facevano sempre le loro consegne, no? Era riuscito anche a portare questo discorso sulle Harley, perché lui praticamente tendeva sempre un po' a far sì che poi dopo il cliente personalizzasse la sua moto. Lui in realtà con questa motocicletta cerca un po' di ricreare quell'atmosfera, cioè di far sì che anche chi compra la Triumph deve sempre un po' cercare di modificarla, di customizzarla. E questo colore nero opaco è stato dato a pennello. Siamo appunto in quegli anni dove le sue cose personali erano tutte un po' nere opache, come la Bentley nero opaca e tantissime altre cose. Aveva tagliato il telaietto posteriore per inserire questo monosella ricoperto di pelo di pecora. Queste marmitte sono di una Fiat 127. Il fanale è di un trattore sempre Fiat. L'unica cosa che aveva mantenuto erano i due fari della carena, appunto, del Daytona 1000. È stata la prima naked che montava questi due occhioni, questi due fari. E fu poi di ispirazione a tutte le Pit Triple che poi arrivarono dopo, dal 94 in poi. E rimane questa moto un'esecuzione unica anche sotto il punto di vista motoristico, perché questo 4 cilindri in realtà ebbe vita breve. Fu prodotto un solo anno. Di post atomica non è mai stata fatta praticamente nessuna serie, è sempre rimasto un pezzo unico. Chi vede questa moto si ricorda un po' di quegli anni, di quei momenti, perché poi lui girava Milano tranquillamente con questa moto, che è abbastanza difficile da utilizzare, e fa parte appunto di un concetto: ognuno deve avere la sua moto, deve amare la sua moto e deve andare in giro in moto. Questi erano praticamente i punti fondamentali. E con questo è tutto. E ci vediamo alla prossima puntata di New Vintage.